ragazzi, io sono Flair e bentornati. Siamo qui quest'oggi, ragazzi, su GTA con un'altra cosa, diciamo, misteriosa riguardante il prologo di questo gioco. Ma no, non si metta in mezzo quando giro col caddy, per favore. Ma prima di cominciare, ragazzi, come al solito, invito a lasciarmi un bel pollicione in su. Non fate caso a quello che sta facendo Franklin. Ha bevuto il grappino la mattina, so che non è il massimo con i biscotti. E vi ricordo di seguirci anche su Instagram, ragazzi, che trovate il link sotto in descrizione o nei commenti. Ma passiamo alla domanda che, diciamo, è il fulcro di questo video. È possibile trovare Lester nel prologo? Come sapete, raga, Lester è l'organizzatore dei colpi più grossi su GTA. Quello alla banca grossa, gli altri non me li ricordo. Quindi potrebbe essere stato un complice nell'assalto alla banca del prologo. Ci sono degli indizi che ha lasciato la Rockstar che lascerebbero pensare a una possibile sequenza del prologo pensata poi scartata in pratica. Quindi diretti verso l'albero del teletrasporto e infiliamoci nel prologo. Dovrebbe aver funzionato, a meno che non sia la vista che abbiamo ora di Franklin, il che sarebbe abbastanza preoccupante. Ok, ci siamo. Ludendorff, Northampton, 9 anni fa. Cassaforte saltata, siamo pronti, andiamo avanti. Le cose che ci lasciano pensare che Lester possa aver fatto parte di questo piano in un'idea precedentemente realizzata dalla Rockstar, ragazzi, sono due. La prima possiamo trovarla tranquillamente in game. Buongiorno, buon uomo, manco mi conosce, mi viene ad abbracciare, che brava persona. Ovviamente però Trevor è geloso, quindi gli spara. È una love story finita male. Siamo arrivati. Noi già da qui potremmo vedere il primo indizio dentro questo edificio. Se appunto attiviamo la mappa, vediamo tutte le zone che possiamo esplorare. Come potete vedere, sono tutte quante zone a cui possiamo entrare. Da qua arriviamo al garage, poi usciamo. Qua è dove facciamo saltare tutto quanto. Ragazzi, ma c'è una stanza chiusa nella quale non possiamo entrare, ma che comunque è stata creata. Normalmente, ragazzi, quando una stanza su GTA non viene utilizzata o è messa unicamente come texture sulla parete, se noi proviamo a entrare, ci dovrebbe dare, esatto, tutto vuoto con dell'acqua sotto. Se proviamo a entrare anche qua, come potete vedere, le stanze con la porta chiusa che non sono utilizzate, non c'è assolutamente niente al suo interno. Ebbene, c'è una stanza che non c'entra assolutamente col prologo, con nessun filmato, ma che comunque è stata creata. Ed è questa qua alla nostra sinistra. È l'unica nel prologo a essere stata creata senza mai avere un vero utilizzo. Se noi apriamo la mappa, vediamo una zona qua che normalmente comunque non è esplorabile, perché se noi proviamo a entrare nella porta, ragazzi, non ci lascia entrare. Tipo, noi spingiamo come dei muli qua, non mi fa fare niente. Smitraglio la porta, questa non si apre, ragazzi, assolutamente niente. Ma se utilizziamo le mod per entrare, ragazzi, possiamo vedere che è stata completamente, diciamo, addobbata, arredata. Una zona di videosorveglianza, diciamo. Ma perché isolare completamente questa stanza dal prologo? Le cose sono due: o la Rockstar aveva voglia di perdere tempo, oppure in un'impossibile alternativa nel prologo Lester avrebbe preso parte a questo piano, non lo so, magari intrufolandosi e controllando le telecamere, non ne ho la più pallida idea. E quello che ce lo lascia pensare sono dei dialoghi ritrovati all'interno del gioco, più precisamente parole riferite da Brad. Ragazzi, dicono che sia anche possibile vedere Lester nel prologo, ma io a questo ci credo decisamente poco. La prossima tappa, macchina del bifolco. Adesso la smettete di spararmi, per favore, non mi sembra una cosa cortese con gente che non conoscete. Oh, ma rompono più le palle di Jack Sparrow quando è in quei giorni, porco demonio. Ma ce la fate a levarvi dalle palle? Per favore, basta, mi fate finire sto prologo di merda. Se può morire, ecco, grazie. Oh, santa Maria, finalmente sono morti. Ok, ci siamo, la macchina del bifolco è questa. Come vedete, ragazzi, noi andiamo a vedere i dialoghi che abbiamo qua nel briefing. Abbiamo una lista, diciamo, di tutto quello che si sono detti. Nei file del gioco sono state trovate alcune linee che avrebbe dovuto dire Brad prima di uscire dalla banca. Sarebbero queste qua. Non so se le ha dette tutte in sequenza oppure aveva un dialogo con qualcun altro, perché sono state trovate unicamente queste. Brad in pratica direbbe: voi sapete cosa si sente bene? Non dare il bastone da 20 centesimi sul dollaro, che non so cosa voglia dire. Successivamente dice: noi non abbiamo bisogno di quella persona, non ne abbiamo mai avuto. Ci siamo, adesso andiamocene fuori da qui. Comunque, sempre dei fumati dicevano che qua era possibile vedere Lester. Io ci credo, come credo alla San Carlo che mi riempie l'intero pacchetto di patatine. Questa macchina qua, questa, ragazzi, è la macchina incriminata dove dicono che potrebbe esserci Lester. Ma a meno che Lester non sia sulla quarantina e di colore e magro soprattutto, dubito che questo sia Lester, a meno che non abbia fatto tipo Michael Jackson e una cura ingrassante, beh. A meno che non avessimo sbagliato macchina e fosse un'altra, non ne ho la più pallida idea. Comunque, questo cos'è? Questo è un agricolo, signor agricolo, è Lester? No, però ci assomiglia abbastanza. Ma ragazzi, abbiamo anche una terza cosa strana che ci lascia pensare che Lester sapesse di questo piano di Michael. Ovvero, c'è una missione che non so se è la prima dove incontriamo Lester, ovviamente in single player. In una parte di questo filmato, Lester direbbe in pratica che sono poche le persone di cui fidarsi e nella lista delle persone che lui aveva, Michael non era stato rimosso nemmeno dopo la sua morte. E questo poteva lasciar pensare, diciamo, a un rattoppo della mancanza di Lester nel prologo. E tralasciando che Trevor è scomparso, Michael e Brad guidano una macchina invisibile, e anche Trevor è diventato invisibile, e che Trevor può separarsi dal suo spirito che impugna l'arma e se ne va senza di lui, la donna si spaventa per il fantasma. Questa, ragazzi, è la storia vera. La tipa non era spaventata da Trevor quanto dal suo fantasma. Che cazzo stiamo vedendo? Sarà buggato tutto, ma lasciamo perdere. Questi appunto erano tutti gli indizi che avevamo. Ragazzi, non so se sono cose di qualcuno che si è fatto una pera di troppo, non ne ho la più pallida idea, però potrebbero anche avere un filo logico. Franklin, stai calmo, che porca puttana, una tranquilla partita golf si è trasformato nel massacro
Possiamo tornare nel prologo, per favore? E arrivati a questo punto, io concludo con questo video. Spero che vi sia piaciuto. Vi invito a lasciarci come sempre un bel pollicione, un commentino. Iscrivetevi al canale se volete, seguiteci su Instagram, che trovate il link qua sotto in descrizione nei commenti, come al solito. E che dire, qui da Flanny, dal buon Franklin, che presto si schianterà e perderà tutti i denti. È tutto, bella riga.